Regal è il frutto di un territorio unico, incontaminato. Siamo nel nord-est dell'Irlanda, nella Clew Bay. Le conchiglie forgiano la loro madreperla per circa 3 anni al riparo dalle grandi perturbazioni dell'Atlantico. Sono protette, questi allevamenti sono protetti da isolotti, da un'infinità di isolotti, sembra di essere in Micronesia, e l'acqua è purissima, azzurrissima, come quella dei posti più belli dove abbiamo fatto il bagno. In alcuni punti, dietro questi isolotti, ci sono pochissime correnti e il plancton dunque è molto sviluppato. L'ostrica, che è un filtro, ingrassa e prepara, oltre che la sua madreperla, anche la sua percentuale di grasso, in modo da essere poi trasferita nel sud-est dell'Irlanda, sulla foce del fiume Slaney, che invece è una vera e propria palestra per l'ingrassamento. Lì il plancton è infinito e le ostriche raggiungono la grassezza che noi abbiamo potuto notare nell'apertura di quest'ostrica. L'impronta del territorio è unica. L'ostrica è meno sapida come impatto e nella seconda fase della gustativa abbiamo una grande vegetalità, una grande dolcezza, profumi di nocciola molto, molto importanti e soprattutto un grandissimo divertimento nel gustarla proprio, nell'operazione di masticarla, perché è carnosissima e croccantissima. Quando mangiamo le ostriche dobbiamo essere sorpresi dalla loro grassezza, dalla loro carnosità, ma anche dalla loro croccantezza e resistenza. L'ostrica può viaggiare dal nord Europa fino all'Italia grazie all'allenamento del muscolo, che poi è la parte che quando noi mastichiamo ci regala delle sensazioni croccanti. Il muscolo viene allenato proprio dalle maree, in quanto quando le acque sommergono i frutti di mare, le ostriche si aprono e filtrano. Quando invece le maree vanno via, le ostriche si chiudono e si allenano e sopravvivono solo quelle che rimangono serrate.